È la 12ª visita del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella in Abruzzo, l'ottava all'Aquila. Il Presidente oggi torna in città per partecipare all'Assemblea Nazionale delle Province Italiane in una 2 giorni ricca di spunti e riflessioni al ridotto del Teatro Comunale. Un grande segnale di attenzione del Presidente rispetto al territorio e alle aree interne, cosa che ha già dimostrato partecipando a molte iniziative nel capoluogo. L'arrivo è previsto per le 17, atterrerà prima all'aeroporto di Preturo per raggiungere in macchina Via Verdi, città blindata, ingenti misure di sicurezza per la visita del Presidente. Una presenza che dà lustro all'assemblea che si tiene all'Aquila, che è riuscita a strappare la concorrenza di altri capoluoghi grazie alla tenacia del presidente della provincia Angelo Caruso, che è anche vicepresidente UPI. Sarà un momento di confronto importante questa 2 giorni tra i rappresentanti delle province e le istituzioni, compresi gli esponenti del governo nazionale. Sul piatto tanti temi, su tutti la riforma, la necessità di restituire alle province una certa autonomia e le funzioni originarie, ma si parlerà anche di PNRR e pubblica amministrazioni. Nella giornata di domani ci saranno anche i ministri Fitto e Zangrillo. Chiuderanno i lavori la Premier Meloni e il Vice Salvini, ma in videocollegamento. Questa mattina la giornata si è aperta con l'Assemblea dei Segretari Generali delle Province al Palazzetto dei Nobili, altro momento importante di approfondimento e confronto. L'evento è stato definito la capitale delle province, l'Aquila, per un giorno speciale. Senz'altro la presenza della Repubblica oggi rappresenta un gesto di vicinanza, di attenzione a tutto il processo di riordino e di rilancio delle province. Sicuramente è una bella soddisfazione per noi, per la nostra provincia, per la città dell'Aquila, che insomma recita un ruolo diverso, che non è quell'attenzione legata al sisma, ma è un'attenzione legata probabilmente a un ruolo, a un esercizio di funzioni, ma anche di politica, per un momento importante e soprattutto per entrare nel dibattito parlamentare che oggi vede il nostro panorama istituzionale impegnato in quella che è la riforma in atto.